Bentornati sul canale, oggi commentiamo la liturgia del giorno di mercoledì 19 ottobre 2022. Questo passaggio è veramente straordinario perché abbiamo visto nel primo capitolo la comunità cristiana e la sua vocazione, nel secondo capitolo il passaggio dalle opere morte attraverso la grazia di Dio a una comunità che vive dell'ispirazione continua della sua grazia nel ringraziamento ovviamente di ciò che ha ricevuto, ma anche nel compimento delle opere buone che Dio ha predisposto. Questo capitolo terzo ci presenta l'Apostolo nella mediazione universale della Chiesa. È qualcosa di particolarmente significativo che troviamo soltanto qui in tutto il Nuovo Testamento e cerchiamo di comprendere bene. Allora, l'Apostolo dice, o meglio, il testo ci parla della rivelazione che gli è stata fatta conoscere del mistero. Poi ne parla della preparazione, cioè dei profeti che per mezzo dello Spirito e i suoi santi apostoli che lo hanno annunciato, e poi parla di questa realizzazione. Dice: tutte le genti, quindi anche i pagani, sono chiamati a formare lo stesso corpo, ad essere partecipi della stessa promessa per mezzo del Vangelo. Ora, in greco invece è ena isousoma, ad essere un concorpo. È un neologismo, ovviamente, una parola nuova che si inventa l'Apostolo, ad essere un concorpo. Cosa vuol dire? Vuol dire che tutto quello che noi possiamo pensare, soprattutto nell'essere Chiesa, è assolutamente a partire dall'unità. Perché se non sei nel corpo, non sei nello spazio della salvezza. È ovvio che poi la questione si allarga e fino a che venga manifestato questo mistero anche agli angeli, alle potenze angeliche, mediante la Chiesa. Ecco, quindi è ovvio che c'è una dimensione poi cosmica anche di questa mediazione, ma per noi in cammino è fondamentale comprendere che non dobbiamo pensare come un'unità che dobbiamo raggiungere, ma un'unità che dobbiamo vivere, perché ci è stata donata per grazia, perché se non sei dentro lo spazio di quell'unità in Cristo sei fuori della salvezza. Quindi tutto quello che sono contrapposizioni, invidie, gelosie e quant'altro, tutta questa roba è malattia. È resistenza allo spirito, è sostanzialmente mettersi fuori della salvezza, non è soltanto il contrapporsi a quella persona o a quell'altra. E su questo dobbiamo incidere, perché questa mentalità purtroppo altrimenti rimane dentro e fa dei grossi sconquassi purtroppo. Non c'è niente da fare, su questo dobbiamo incidere, questa nostra mentalità, perché la vocazione della Chiesa è una vocazione all'interno del spazio, del corpo di Cristo. Soltanto nell'unità con Cristo vive del suo spirito e vivendo del suo spirito ovviamente espande e manifesta il suo mistero. Il testo del Vangelo invece ci riporta un passaggio interessante anche su come il Signore chiede che siano amministrate le sue cose. Ci fermiamo un attimo, lo ascoltiamo e poi lo commentiamo insieme. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Allora Pietro disse: Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti? Il Signore rispose: chi è dunque l'amministratore fidato e prudente che il padrone metterà a capo della sua servitù per dare la razione di cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone arrivando troverà ad agire così. Davvero io vi dico che lo metterà a capo di tutti i suoi averi. Ma se quel servo dicesse in cuor suo: il mio padrone tarda a venire, e cominciasse a percuotere i servi e le serve, a mangiare, a bere e a ubriacarsi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se l'aspetta e a un'ora che non sa. Lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli infedeli.
Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto o agito secondo la sua volontà, riceverà molte percosse. Quello invece che, non conoscendola, avrà fatto cose meritevoli di percosse, ne riceverà poche. A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto. A chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più. Pietro sente aria di fregatura. Se il padrone di casa sapesse a che ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. E allora gli chiede: questa parabola la dici per noi o per tutti? Perché non ho ben capito qui come funzioni. E Gesù ci dà un bel criterio, l'amministratore fidato. Qual è il rischio dell'amministratore fidato, quello a cui si è affidato tanto? È quello che pensi che non è più un servitore e che ciò che amministra è diventato suo e che lo amministri secondo il criterio suo. Perché è così che diventa violento, che impone la sua legge, che maltratta le persone che gli sono state affidate. Prima ancora di fare delle cose negative, prima ancora di tutto questo, ovviamente, c'è qualcosa di diverso, c'è un pensiero che è maturato. E dice, lo verrà, lo punirà e gli assegnerà il posto agli infedeli. Perché vivere così, cioè amministrare le cose di Dio con questa mentalità, significa essere infedeli, senza fede. Dobbiamo essere chiari, la fede non manifesta queste. Queste sono le opere della carne, non della fede. Ecco perché è importante tenerci sempre attenzione, fare attenzione alla nostra mentalità e ai pensieri che ci passano dentro. Perché nel momento in cui utilizziamo violenza, sopraffazione, furberia, inganno, ipocrisia, bugia, menzogna, sicuramente non stiamo realizzando il disegno di Dio. Anche se sembrerebbe il contrario, perché i nostri discorsi sono diversi. Su questo dobbiamo essere molto chiari. Quindi a Pietro dice: guarda, nessun trucco, nessun inganno, caro Pietro. Fin quando rimani discepolo non ci sono problemi. E quando pensi di diventare padrone che ci sono dei problemi. E ci saranno problemi molto grossi. A chi fu affidato molto, molto sarà richiesto. A chi fu affidato molto sarà richiesto molto di più. I frutti vuole il Signore. I frutti di una vita, di doni che ha fatto nella nostra vita e soprattutto di quello che si attende da noi. Non è difficile, però la cosa importante è non perdere la via. Ho finito anche oggi, vi do appuntamento a domani. Grazie.